Ogni trattativa ci mette di fronte a sfide, problemi e obiezioni da risolvere. E sai qual è l'obiezione di vendita più comune e impegnativa? Non sono interessato. Il modo in cui la affrontiamo e ci poniamo davanti al potenziale cliente ha un enorme impatto sulla nostra comunicazione, ma anche sulla nostra trattativa e sulle probabilità di successo. Ora, quante volte abbiamo sentito questa obiezione nella nostra vita? Non sono interessato. Siamo contenti con i nostri fornitori. Non stiamo pensando di cambiare prodotti e così via. Fondamentalmente, sono tutte variazioni di un'unica obiezione principale. Non sono interessato. Una cosa che ho notato durante i miei anni di esperienza e di coaching con altri venditori è che la maggior parte di loro, quando ascolta questa obiezione, risponde nel modo più stupido possibile. Risponde dicendo: "Come mai non sei interessato?" Bene, questa è la cosa più sbagliata che tu possa mai dire. Non c'è motivo di iniziare a discutere con i clienti su questo. La prima cosa che devi fare quando senti questa obiezione è quella di resistere al tuo istinto che ti farà provare a rispondere in maniera logica inutilmente. Chiedere come mai non è interessato è la cosa peggiore che tu possa mai fare. Perché? Perché inizieresti un lungo dibattito contro il tuo potenziale cliente. D'altronde, perché mai dovrebbe dirti perché non è interessato al tuo prodotto? Perché dovrebbe giustificarsi con te? E poi, ascoltami bene, anche se decidesse di rispondere, devi sapere che ti starà mentendo. I clienti mentono spesso, specialmente se li metti sotto pressione e non hai costruito ancora con loro un buon rapporto. E tu non puoi farci niente. Hai soltanto bisogno di imparare a gestire questa obiezione nel modo più giusto possibile. In questo episodio approfondiremo meglio il concetto di obiezione, scopriremo come rispondere a "non sono interessato" e vedremo come superarle con successo, anche se fino a questo momento hai sempre ricevuto rifiuti e due di picche. Allora, iniziamo subito. Innanzitutto, il problema di molti venditori è che quando sentono dirsi "non sono interessato", si offendono e la prendono sul personale. Automaticamente iniziano a sentirsi feriti e lo vedono come un rifiuto personale. Ma in realtà non è così. Non devi assolutamente offenderti. Ci sono tantissime altre ragioni per cui la persona non sta comprando da te e tu non sei uno di questi. A volte potrebbe essere semplicemente una questione di tempo, altre volte di budget, o magari non stai parlando con la persona che ha il potere decisionale per fare un certo tipo di acquisto. Come dicevamo anche in qualche podcast fa, statisticamente i consumatori effettuano un acquisto dopo essere entrati in contatto fra le 5 e le 8 volte con un venditore o con un materiale di marketing. Ricordi? Quindi potresti sentirti dire che non sono interessati semplicemente perché è troppo presto e non è ancora il momento giusto per loro. Hai soltanto bisogno di riprovarci, non c'è bisogno di preoccuparsi troppo. Ora provo a farti un piccolo esempio, che potrai sfruttare anche tu durante le tue prossime trattative. E alla fine ti spiegherò come e perché funziona, ma prima seguimi. Allora, quando ti dicono "non sono interessato", prova a rispondere così: "Bene, lo capisco, facciamo così. La prossima volta che avrà bisogno di risolvere questo problema, potrai essere la prima persona che contatterà?" In questo modo inizi a costruire una relazione professionale con il tuo potenziale cliente e getti le basi per la trattativa futura. E sai cosa c'è di nuovo? Non sarai neanche visto come l'ennesimo venditore stressante e invadente, ma come un consulente sinceramente interessato a dare una mano e a risolvere un problema. Inoltre, ne puoi approfittare per fare domande aggiuntive che ti aiuteranno a capire meglio la situazione del potenziale cliente e cosa sta effettivamente cercando. In questo modo ti risponderanno che non c'è alcun problema nel 99% dei casi e lo faranno perché non stai provando a ribattere alle loro obiezioni,
Non stai chiedendo perché non sono interessati o perché non vogliono comprare da te adesso. Stai soltanto chiedendo in maniera educata e gentile di tenerti in considerazione quando avranno davvero bisogno di te. Ma c'è di più. Ora ti propongo anche un'altra alternativa. Il secondo modo che hai per rispondere a queste obiezioni ti aiuterà a far abbassare la guardia ai tuoi potenziali clienti, perché è un concetto davvero molto potente. Allora, quando ti dicono che non sono interessati, potresti rispondere: benissimo, prima che vada via, cosa dovrebbe succedere per far sì che lei inizi a cercare una soluzione diversa? Ecco, questa frase è molto potente. Prendi nota e prova a utilizzarla perché potresti ottenere ottimi risultati. Innanzitutto, l'apertura abbassa le difese del cliente, perché quando gli dici prima che vada via, gli stai facendo capire che non hai intenzione di insistere, non sei lì per pressarlo, stai per fargli un'ultima domanda prima di andare via. Quindi, cosa potrebbe accadere di male? Giusto? Questo spinge le persone a darti un'altra possibilità e a rispondere con delle informazioni che ti saranno davvero utili in futuro. Infatti, questo è il momento giusto per capire quali sono le loro problematiche, cosa stanno cercando e in che modo potrai aiutarli anche in futuro. Segnati le loro risposte, perché dovrai utilizzarle nei materiali di follow-up e nei prossimi appuntamenti che avrai con loro. Ad esempio, dopo 1 o 2 mesi potresti contattarli e dirgli che ora c'è un'offerta sul prezzo del prodotto che avevano visto, o che è uscita una nuova versione più aggiornata, o tanto altro ancora. Capisci perché queste due frasi sono così potenti? Perché stai gettando le basi per la vendita, fissando un appuntamento quando saranno pronti ad acquistare e soprattutto senza risultare aggressivo o invadente. Anche se non venderai oggi, non c'è problema. L'importante è gettare le basi per un follow-up e continuare a parlare con loro nel tempo. Se i consigli di oggi ti sono stati utili, lascia un like come sempre a questo episodio del podcast e condividilo con i tuoi amici. Io ti aspetto la settimana prossima per un nuovo episodio. Ci sentiamo presto.